Noi chiediamo al ministro Fitto una cosa molto semplice: perché non inserite il Ministero del Lavoro dentro questi importanti provvedimenti che sono all'esame o che sono già stati esaminati? La domanda è molto semplice, ma se il ministro del Lavoro non si occupa di contratti pubblici, se il ministro del Lavoro non si occupa di salario minimo, se il ministro del Lavoro non si occupa di imprenditoria giovanile del settore agricolo, ma di che cosa si deve occupare un ministro del Lavoro? E allora ci risponda a una domanda molto semplice: che cosa vi ha fatto la ministra Calderone? Grazie, onorevole Scotto. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Orlando, prego. Vuole sottoscrivere? No, tenderei a Prego. non sottoscrivere questa provocazione, Prego. Presidente, perché vede, con tutta la simpatia umana e non politica che io posso provare nei confronti del primo firmatario di questo inutile ordine del giorno. Ha detto inutile, non è che ha usato una parola, no? Inutile. Cioè. Che ha Rinnovo, detto? inutile, Prego. È inutile. inutile Un giudizio politico. ordine del giorno. Prego. Colleghi, per favore. Ricordo Presidente, e lo ricordo al Ministro Fitto e al Governo, che il Ministro del Lavoro, probabilmente qualcuno da qualche altra parte, evidentemente era distratto a fare inutili campagne estive, ha portato, ad esempio, in pancia alla prossima legge di Coloni. stabilità la decontribuzione al 120% per le nuove assunzioni rispetto agli ex percettori del reddito di cittadinanza. Ha fatto attivare dal 1° di settembre la piattaforma SILS rispetto alla domanda ed offerta che devono incrociarsi. Ha rinnovato assieme ad altri ministeri quello che è il bonus trasporti, ha di fatto aumentato le pensioni sopra i 75 anni con una supervalutazione nei confronti di coloro che sono le fasce più deboli della nostra popolazione, in questo caso dei nostri pensionati. Dopodiché vede, Presidente, la bagarre politica ci impone, secondo me, in questo caso sì, una discussione approfondita, ma non ordini del giorno proprio per buttare via qualche pezzo di carta e per essere così e altamente provocatori all'interno di quest'Aula. Grazie. Grazie, onorevole Rizzetto. Onorevole Fornaro. Se ce l'ha già l'onorevole Fornaro, prego. Grazie, signor Presidente. Francamente siamo stupiti, per usare un eufemismo, da questo intervento perché è fatto da un Presidente di Commissione. Ricordo che il Presidente di Commissione ha un ruolo che non è soltanto quello di rappresentare la maggioranza. Si ricordi, signor Presidente di Commissione, che nessun ordine del giorno è inutile. Nessuno. E lei non può permettersi di dare questo giudizio, Parli con... a maggior Si ragione nel rivolga a me, momento in prego. cui, la prego, signor Presidente Mulè, Presidente di turno, di stigmatizzare, perché c'è un limite. Mettete le fiducie, l'unico strumento che ci rimane è quello dell'ordine del giorno. Di provocatorio non c'è niente, si risponde nel merito. Ma non ci si può permettere da Presidente di Commissione di esprimersi in questo modo e irrispettoso nei confronti delle opposizioni. È chiaro? Grazie, onorevole Fornaro. Onorevole Serracchiani, insiste nell'intervenire? No. Onorevole Ghirra, prego.